Ciao a tutti ed eccomi qua in Animal Crossing Happy Home Designer, sono già qui pronta per partecipare al concorso in mare aperto. Andiamo, dobbiamo inventare qualcosa con il mare aperto. Oh, vorrei una nave, una stella marina. Oh, eccoti qua, mi aspetto un lavoro da premio. Ok, allora, centrale, sempre centrale, mi piace, ciao Nimnok. Allora, vediamo un po' cosa ci hai portato. Un bel iceberg, e la nave? Tema Titanic, ecco, invece c'è il sottomarino. Allora, mi serve subito. Allora, mi serve subito cambiare, ma cambiare esterno prima di tutto, quindi qua. Stando dall'esterno della mia casa, così, poi vorrei questo, poi davanti questo, tutto azzurro. A parte che, aspetta un po'. Fammi vedere, più in giù, eccolo qua, l'esterno sirena. E il tetto? Potrei lasciarlo così, Ancora più giù. Ancora più giù, ecco questo. Ah, oh, bella così, tetto sirena. Andiamo alla staccionata, subito in fondo. Ah, io giù male, giù in fondo, ancora più giù. Eccolo qua, bello tutto. Mare, sottomare così, poi ci metto a terra un bel tappeto. Aspetta, devo tornare indietro perché i tappeti sono qua. Bene. Ok, azzurro quadrato non esiste. No, azzurro quadrato non esiste. E allora ci metterò questo qui. Una bella MLLLL, vai. Qua. E una bella LLA. Così, così. O centrale per ognuno, che ne dite? Ok, poi ci metto un bel laghetto. No, perché il laghetto? Fondo al mare che c'è il laghetto. Però vabbè, secondo me ci starebbe. Allora facciamo così, prendo un bel esterno, vado qua e ci metto una bella bel po' di un castello. Poi ci metto una piscina, no, perché che sa la piscina, però ma sì, dai, tutto un tempo piscina, metto qua su un cima nascosta, sì, così va bene. Qui qua ci metto un bel il dondolo, sì, ci metto il dondolo ci potrei mettere, non so, sì vado il dondolo, una bella alberi, no, torno indietro, questo ho già fatto tutto, gli alberi, e allora gli alberi vado sulla foglia, me ne dico anche da me, una bella palma, qua, fa molto mare la palma, mi porta al mare, un'altra bella palma di, aspetta non mi ci sta, ok, un'altra bella palma di qua, allora se faccio questo così, mi ci dovrebbe stare, eccola qua, sì, perfetto, e me ne vado in casa, vai, allora, in casa voglio tutto, color, ah, qui era già dentro, no, questi li tolgo, che okay, l'ho già messi fuori, l'ho messi fuori, vai tranquillo. Allora, un fondo marino, mi serve le pareti in blu, sì, ancora non c'è, c'è il sirena, ma c'è un altro, questo, muro sottomarino, poi a terra, però ci potrei mettere anche un sottomarino qua, quasi, aspetta. Andiamo giù al pavimento. Ancora pavimento. Ah, questa è la galassia, infatti. Ah, potrei metterci o sottomarino oppure pavimento acqua. Ma visto che ci siamo, tutto sottomarino. Allora ripeschiamo il mio bel sottomarino. Là. Così. Vai, una flotta di sottomarini, così. No, troppi. Non mi c'entra. Due basta, va tranquillo. Poi ci potrei mettere. Allora, le piante. Voglio fare proprio sottomarino. Ma è sottomarino. Qua. Vediamo che cosa ci può essere di marino. Tavolo platessa. Un tavolo so. Intanto ci metto una sofacolisa. Che ci sta, che è una meraviglia. La metto qua giù. Balala. Perfetto. Anzi, lo metto di qua. Così. Poi, poi, poi,
poi andiamo, ritorniamo all'interno. Un bel tavolo sogliola. Sì, vai. Un bel tavolo sogliola qui. E un griseggio, logicamente, altrimenti. Aiuto, no, devo qua, devo qua. Tavolo polpo, dico io, là, così. E sembra più seppia, più che polpo, però vabbè. Ok, poi il letto anemone che fa molto sottomarino. Sì, tutta qua la zona. Però c'è anche lo sgabello polpo che è bellissimo. Allora, niente, ormai ci ho messo qui. Allora, sì, letto anemone. Metto qua. Bellissimo. Poi aspetta, vado qua perché vorrei prendere. Sapete, la televisione, che la metto qua giù, se la guarda anche da qua, no, così va bene. Sì, dai, da qua giù, laggiù ci si vede. Lo vedono anche dalle sedie, bene, sì. Poi ci vorrebbe sempre, in tema, la lampada, che non ce la vuoi mettere, ecco, la lampada. Pesce, però c'è, aspetta, non ci voglio mettere quella televisione lì, ma ho appena visto che c'è la televisione pesce palla, che fa, non ci mette la televisione pesce palla, la metto qua, guarda, così. Perfetto, letto anemone. Ok. Sì. Vediamo cosa potrei trovarci ancora. Inerente a questo. Vediamo che se c'è un lampadario che mi può riportare al mare, assolutamente no. Quindi, niente, torno indietro. Ritorno di qua, vediamo, vediamo. C'è anche la sveglia, che non ci vuoi mettere la sveglia. Non ci metti la sveglia granchio. Mi sposto la sveglia granchio, metto qua. Perfetto, a terra. Vediamo cosa c'è inerente al fondo marino. Niente, di qui non c'è più niente. Qui c'è roba argente, qui c'è. La roba di Super Mario. Poi, continuiamo. Quello, l'iceberg, ce l'abbiamo. Basta di questa roba qua, non c'è nient'altro. Oh, qui pesce, ci vuoi mettere un pesce? Ma certo che ci metto, ma che siamo. Certo, un pesce. Aspetta, pesce, più in qua. Pesce, proprio pesce, pesce. Ci mettiamo un pesce chirurgo, sì, vai. Mettiamo un bel pesce chirurgo qua. E i giochi siamo fatti. Io che direi che, dai. No, aspetta, ci potrei mettere un attimo. Mi manca qualcosa, non so, non so. C'è il gabbiano, anche se il gabbiano non è molto sottomarino, però gabbiano, si sa, spazzino del mare. Lo metto qua sopra, guarda, così, tanto perché è inerente al mare. Ok, il tappeto, vediamo che c'è un bel tappeto sottomarino. No, non c'era, se no l'avrei messo. Ma che cosa dico? Beh, via. E quindi niente. L'avevo già messo fuori, se no. Qualche quadro? Non vedo nulla inerente al mare, quindi niente, fossili, no? Vediamo le piante. A mio che anziana anemone, robe. Questo, aspetta, aspetta. La flesia, no? Che ci potrei mettere? Mi manca qualcosa, c'è qualcosa, un armadio. Vediamo se ci posso trovare un armadio da aggiungere qui alla casa. Niente di inerente che mi faccia venire voglia di mare. C'è la scaffale sirena, però. Scaffale sirena che me lo metto qua. Qualche altra cosa inerente alla sirena. L'armadio, mi manca l'armadio. L'armadio sirena mi manca. Più che c'è, cioè, il comò. Fammi vedere. Questo, l'armadio sirena. Eccolo qua. Così, sono decisa se metterci questa dispensa sirena oppure. Sirena, che sirena. Oppure non so. Oppure il comò. Vediamo. Vado di comò. Anzi, guarda, faccio così. Là. Comò lo metto qua sotto la finestra. E l'armadio lo metto di qua. Vediamo qui ci sta. No, assolutamente no. Ok, allora. Cioè, il nostro pesce lo metto qui. Io direi che. Ok, pronto. Vai. La stanza, secondo me, è pronta. Sì, sono pronta per buttarla nell'etere e aspettare i vostri voti. Spero che vi piaccia. Beh. Concerto. Sì, concerto. Concorso in mare aperto. Che
ho fatto un accozzo di italiano concerto, ho letto co e poi co iniziale e poi erto finale concerto con... Ok, siamo proprio nel mare più profondo, abbiamo anche due sottomarini, però nel complesso. Nel complesso abbiamo anche un divano dove appisolarsi, perciò c'è anche il letto, eh. Ok, bene. Là, ora facciamo generare il codice. Grazie, grazie. E quindi il concorso si pubblica, pubblica. Ma certo. Ma cosa ho premuto? Ah, sì. Se volete, una volta realizzata la foto, no, no, vabbè. Ah, ok. Questa è nuova. Penso sia una cosa nuova introdotta. Facciamo una foto qui. Così fa la foto, così. Vai, perfetto. Sì, sì, perfetto, perfetto, vai. Mamma mia, no, però non me l'ha mai chiesta, come mai? Sì, sì, vai, perfetta. Sì, vai, pubblico in mare aperto, la chiamo così. Non ho fantasia nel nome oggi, vai. Benissimo, allora, mentre attendiamo, come sempre, il collegamento al network delle belle case per pubblicare la mia creazione momentanea oggi del concorso, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, spero vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, mettete un mi piace che mi fa molto piacere, come fa tantissimissimo piacere ricevere i vostri commenti, quindi per favore commentate se vi fa voglia. Beh, detto questo, un bacione grande, un bacione grandissimo, anzi direi un abbraccione, ciao a tutti, al prossimo video.